Ho l'onore di presentare, no? Il professor Sarzi Puttini che ci parlerà di quello che è il self-management, il self-efficacy e il ruolo del paziente nella gestione del piano terapeutico. Prego con il video. Buongiorno a tutti, grazie di partecipare anche se in maniera virtuale a questo evento congressuale dell'AIS, no, di lì. E il mio compito oggi sarà di parlare con voi di self-management e self-efficacy, due termini di lingua inglese che semplicemente significano che nelle patologie croniche è molto importante la condivisione della strategia terapeutica e rendere possibile al paziente con delle tecniche che ne migliorino l'efficacia terapeutica e il risultato clinico. Ora, perché c'è questo problema? Beh, innanzitutto perché molti di voi, quando vengono dopo aver visto vari medici, vi raccontano la loro frustrazione, cioè la difficoltà che hanno o che hanno avuto nel raccontare la propria storia, in qualche modo nel essere creduti, e nel trovare una risposta ai loro problemi, diciamo, diagnostico-terapeutici. Però ricordiamoci che anche per i medici può essere difficile, perché quando tu ovviamente hai un paziente che si lamenta di vari sintomi, a cui fai gli esami, fai le radiografie e non trovi nulla, anche tu ti trovi in difficoltà. Ecco perché la diagnosi di fibromialgia è così difficile, a volte non così semplice da proporre. Perché molti di noi intanto hanno dei tempi ridotti nelle visite che fanno, soprattutto in ambito del sistema sanitario pubblico, ma molti degli specialisti ovviamente si scordano un pochino l'aspetto olistico del paziente, si concentrano su quello che è la loro, diciamo, specialità, per cui si focalizzano spesso sul sintomo di loro riferimento, dimenticandosi che il paziente spesso riferisce più altri sintomi che potrebbero avere una correlazione con quello che è il loro problema clinico. Per cui la comunicazione medico del paziente è estremamente importante, soprattutto nelle patologie croniche in cui il percorso è lungo e a volte bisogna trovare delle soluzioni varie, provarne varie, prima di trovare la corretta soluzione per il nostro problema. E perciò il medico esperto di pazienti cronici, in qualche modo, ragiona sull'assistenza centrata sul paziente. Cioè bisogna capire le esigenze, i valori, le preferenze del paziente prima di ogni decisione clinica. Bisogna che si instauri un rapporto, diciamo, fiduciario tra il medico e il paziente, ma se possibile anche con i caregiver, cioè con i membri della famiglia che si occupano del paziente, in modo che esista questo scambio bidirezionale. Bisogna perciò che il medico abbia un minimo di pazienza, arrivi a conoscere quali sono le aspettative del paziente, quali sono i suoi sintomi, solo in questo caso sarà in grado di produrre una vera assistenza personalizzata. Ma il paziente a sua volta deve essere attento a questo scambio bidirezionale, deve partecipare alle decisioni che riguardano la sua salute, deve in qualche modo mettersi in contatto a sua volta con il medico, deve diventare anche lui un attore consapevole dei processi che riguardano la prevenzione di una determinata patologia, la diagnosi e la cura. Ora, le finalità perciò che noi abbiamo sono quelle di esplorare ovviamente le preferenze e i valori del paziente, di aiutare il paziente e la famiglia nell'accesso alle terapie appropriate e anche nel rendere possibile, quando serve, cambiamenti nello stile di vita necessari per mantenere lo stato di salute. Questo nella fibromialgia è molto comune perché molte volte noi troviamo delle situazioni di stress cronico, correlate o all'ambiente lavorativo, ma più spesso all'ambiente familiare, che ovviamente sono assolutamente da modificare se si vuole avere come risultato finale un miglioramento del quadro clinico. Che cosa deve sapere il paziente e nello stesso tempo anche il medico? Beh, è molto semplice, tutto. Cioè il nostro deve essere un incontro che produce un scambio a 360 gradi su quelli che sono i problemi legati alla ricerca della salute, agli aspetti che riguardano sia il corpo che la mente. Perché nulla è più complesso della fibromialgia per quanto riguarda l'approccio che riguarda in qualche modo la mente e il corpo. Ecco, come e quando informarlo? Questo è un altro delle cose che spesso ci siamo opposti anche dal punto di vista associativo. Bisogna anche pensare che noi è possibile che informiamo il medico, cioè noi informiamo della diagnosi in maniera superficiale, senza spiegargli nulla. È quello che molti dei miei colleghi fanno,
anche per mancanza di tempo, per mancanza di capacità di spiegare in maniera dettagliata che cosa è la malattia. Invece l'informazione deve essere il primo meccanismo con il quale noi educhiamo il paziente. L'educazione è un processo attivo, cui il paziente ovviamente fa sue le informazioni che giungono, le metabolizza e in qualche modo diventa a sua volta un esperto della malattia. Perciò, mentre l'informazione fine a se stessa è un fenomeno passivo in cui tu semplicemente ascolti, l'informazione deve essere metabolizzata e diventare un meccanismo attivo. E chiaramente questo meccanismo dell'informazione e perciò dell'educazione passa attraverso una serie di errori che a volte il medico, ad esempio il personale sanitario compiono. Ad esempio, se il paziente in qualche modo, se il medico ad esempio pensa che il malato sia immaginario, psicosomatico, che in qualche modo si inventi i sintomi o li sottostimi o non abbia voglia e tempo di spiegare la malattia al paziente, non sia in grado di farlo, oppure che dia false speranze, ad esempio promettendo una terapia particolare che magari costa anche, dicendo che quella guarirà, cioè dando false speranze, ovviamente questo provoca una rottura del rapporto medico-paziente. Per cui è molto importante che la diagnosi sia posta in modo corretto, che il medico che si occupa di dolore cronico, in questo caso parliamo di fibromialgia, cioè il reumatologo, l'allergologo, abbiano ben chiaro che oltre al dolore cronico ci sono una serie di altri segni e sintomi che vanno considerati, ovviamente vanno magari trattati in maniera particolare. Il medico deve conoscere strategie terapeutiche, deve essere in grado di discutere con il paziente e affrontare la problematica terapia. Ma anche il paziente può rendere molto difficile il rapporto medico-paziente, se è troppo aggressivo, se è prevenuto, magari è venuto lì da fare la visita semplicemente per far contenta la moglie e il marito. Se non ascolta affatto quello che il medico sta dicendo, ma ascolta soltanto le proprie parole, cioè quello che lui esprime al medico, rifiutandosi di comprendere di instaurare un vero e proprio dialogo di confronto, pretendere un tempo eccessivo, addossare al medico le colpe della propria malattia, che a volte è un atteggiamento giustificabile, ma che non, ovviamente non ci porta da nessuna parte. E molti dei nostri pazienti a volte ci chiedono veramente la bacchetta magica, la formula, il farmaco, la terapia per il quale loro possano tornare a essere come erano 20 anni prima. E questo è veramente un momento molto delicato nel rapporto, soprattutto quando inizia un rapporto, perché se noi orientiamo il paziente in maniera corretta, questo si può adattare alla malattia in maniera positiva, avere il trattamento e scegliere insieme al medico una corretta strategia terapeutica. Altrimenti il paziente in qualche modo capisce che si rifugia in se stesso, diventa ipervigilante, sempre attento ai propri sintomi, catastrofico e perde in qualche modo la fiducia nel terapeuta che ha e si rivolge magari ad altri medici o altre persone che propongono trattamenti magari alternativi differenti, con il risultato finale che il quadro clinico rimane poco responsivo alle terapie e il paziente sta sempre male. Per cui il self-management, questo termine inglese che però si può tradurre tranquillamente come autotrattamento, è perciò un processo attraverso gli individui che gestiscono la propria malattia cronica nella vita di tutti i giorni. Ecco, questo è molto importante perché ovviamente è la cronicità che ci rende in qualche modo ci obbliga a diventare esperti, perché la fibromialgia sarà purtroppo un compagno della nostra esistenza per tempi molto lunghi. Ecco perché è importante. Questo vale soprattutto per i medici, passare da un approccio paternalistico in cui il dottore dice faccia questo, prenda questo, senza neanche spiegare magari perché dà un antidepressivo, perché lo dà, perché l'antidepressivo ad esempio funziona sul dolore, e il paziente deve subire subire, deve fidarsi ciecamente di quello che il medico dice. Ecco, questo è il bando di Frankenstein, per cui insomma in qualche modo riflette questo ruolo paternalistico di potere del medico. Ma la cosa importante è invece muoversi rapidamente, anzi subito, a modello di decisione condivisa, di shared decision, nel quale il paziente viene informato in maniera corretta, si educa e assieme al professionista prende le decisioni terapeutiche. Ecco perché chiaramente non come in questa vignetta in cui il medico dice al paziente, ecco queste sono le tue strategie, cosa vuoi fare? Ma semplicemente discutendo e spiegando perché
stabilendo la storia individuale del paziente, in base a quella gestire in maniera corretta la terapia. Il grado di self-measure ovviamente è tanto più rilevante quanto più dura la patologia, perché mentre nel caso acuto, in un dipartimento di emergenza per un infarto, la tua in qualche modo educazione conta relativamente perché il quadro lo risolve in tempi rapidi o defungi, per cui è tutto appannaggio in qualche modo del medico, del terapeuta. Nelle patologie croniche questo è differente, perché in patologie come la fibromialgia, dove non abbiamo una vera e propria terapia che ti risolve il problema, la condivisione è molto rilevante, perché nella malattia entrano non soltanto il dolore cronico, ma i fattori di stile di vita, le emozioni. Per cui il medico, ma spesso anche il paziente lo comprende da solo, tutto quello che riguarda la sua sfera anche emotiva gioca un ruolo rilevante nel mantenimento, nel miglioramento, nel peggioramento della propria patologia. Per cui self-management cosa può essere? L'apprendimento e la pratica delle tecniche necessarie per determinare una vita attiva ed emozionalmente soddisfacente per l'inizio di una patologia cronica. Ecco lo stesso concetto che ribadiamo. L'informazione è un aspetto passivo ma rilevante che noi dobbiamo apprendere e diventa un processo perciò educativo. Ovviamente nella fibromialgia questo è assolutamente fondamentale. Ci sono una serie di strategie che il medico deve mettere in atto, di spiegazioni che il medico deve mettere in atto col proprio paziente, perché spesso questa non è una patologia così semplice da spiegare. Bisogna ovviamente anche adattare la nostra spiegazione anche all'aspetto culturale del paziente, che cosa il paziente può comprendere. Perciò ci sono differenti tipi di processi educativi anche in relazione al paziente con cui tu ti trovi a doverti confrontare. Bisogna essere in grado di spiegare perché un paziente ha così tanti sintomi, che cosa accade. Per cui l'approccio fondamentale è sempre quello non paternalistico, cioè io cerco di capire che cosa ha di sintomi rilevanti ai pazienti, discuto con lui e provo ad applicare una strategia, ad esempio, terapeutica. Ecco, in questo caso entriamo nel terzo degli aspetti, informazione, educazione, in qualche modo, è quello che riguarda il self-efficacy, cioè dobbiamo fare in modo che il nostro paziente abbia la percezione di poter controllare i propri sintomi. Allora, il self-efficacy è quella capacità di autoefficacia per cui tu impari un determinato comportamento. Cioè, ti viene educato una serie di esercizi, la self-efficacy è quella forza dentro di te che ti consente, ad esempio, tutti i giorni di fare questi esercizi, cioè di mettere in atto quello che hai appreso. E in questo è perciò sostanzialmente l'autoefficacia, è un po' la percezione che noi abbiamo di sapere che siamo in grado di fare, sentire, esprimere, essere o divenire qualche cosa. Questo vale anche quando si studia una strategia terapeutica. Perciò la teoria dell'autoefficacia è molto importante perché senza autoefficacia, senza credere in quello che stai facendo nell'approccio terapeutico, tu ti spegni, in qualche modo subisci la malattia. Ecco il concetto che abbiamo detto prima di ipervigilanza in attività. Perciò dobbiamo ragionare sui processi cognitivi, sulle nostre capacità di valutazione, su che cosa dobbiamo andare a risolvere, su cosa ci spinge a essere, diciamo, motivati nello stare meglio. Quali sono i meccanismi che possono interferire, ad esempio, dal punto di vista affettivo, di ansia, depressione, e quali sono anche i processi di selezione, come selezionare nel nostro ambiente la strategia migliore. Perciò, ad esempio, magari ridurre l'attività lavorativa, condividere con i propri familiari un approccio meno faticoso per il paziente, lo stesso vale per l'ambiente di lavoro. Cioè trovare delle soluzioni, ad esempio, lavorare nell'associazione. Ad esempio, noi abbiamo visto che alcuni dei nostri referenti sono migliorati tantissimo occupandosi di associazione, occupandosi anche degli altri. Per cui si può selezionare una strategia. Io dico sempre ai miei pazienti: scegliete sempre più col senso del piacere che col senso del dovere. La cosa si farebbe lunga, ma insomma, cioè concettualmente devi gradualmente pensare che anche una vita di soddisfazione felice in cui tu sei in equilibrio con te stesso, con il mondo esterno, è una grande terapia nell'ambito di una patologia di questo tipo. Per cui, e noi abbiamo visto in molti lavori che sostanzialmente il miglioramento dell'autoefficacia, o meglio la presa di coscienza che questo percorso deve coinvolgerci fino in fondo, migliora tantissimo anche i sintomi nel tempo che il paziente riferisce. Per
Per cui l'autoefficacia che deve essere percepita si parte proprio dalla domanda di sono in grado di affrontare la sindrome fibromialgica. Quando ho capito la complessità del problema, sono capace di mettere in atto, ho la forza interiore di mettermi in atto, per cui valutare il processo, valutare le aspettative del risultato e adeguare il comportamento alle esigenze richieste. Questo è molto importante e va assolutamente affrontato con il medico che in qualche modo funge da allenatore o da psicologo che vi aiuta per affrontare questo percorso di autoefficacia così rilevante. E ovviamente l'autoefficacia non è, cioè, è proprio un fatto personale, ognuno ha le sue richieste, ognuno ha le sue difficoltà, ognuno ha le sue risorse che non sono uguali per tutti, per cui legate anche dei vincoli personali situazionali. È chiaro che nella situazione di chi ha magari una situazione equilibrata a livello familiare o lavorativo, magari è più semplice per chi invece ha situazioni molto più complesse. Per cui entrano in questa performance che tu ottieni usando le tecniche di autoefficacia, tutta quella che è la tua analisi della tua esistenza. E bisogna anche essere in grado di capire se giudicare quello che poi noi otteniamo, cioè se in effetti, ad esempio, è una terapia che non funziona perché noi non l'abbiamo fatta in maniera corretta, o se invece è una terapia che non funziona perché, pur essendo fatta in maniera corretta, non ci ha dato il risultato desiderato. Perciò l'educazione del paziente rimane l'elemento fondamentale a tutti i livelli ed è quello su cui noi dobbiamo anche come associazione spendere più tempo. Qualunque linea guida, queste sono quelle dell'EULA, sostanzialmente ribadisce questo concetto di educare, informare i pazienti e fare in modo che il programma terapeutico sia in qualche modo condiviso col paziente stesso. Anche nel nostro ultimo lavoro, in cui sostanzialmente abbiamo messo insieme le ipotesi e i pilastri terapeutici, l'educazione vede già al primo posto, perché è con l'educazione che poi noi riusciamo a ragionare sulla terapia farmacologica, psicologica, sulla terapia, sul fitness, sulla ripresa della nostra forma fisica e così via. Perciò l'educazione del paziente è l'esperienza d'apprendimento pianificata e organizzata allo scopo di facilitare l'adozione volontaria di comportamenti e convinzioni che portino verso uno stato di salute. Per cui in qualche modo si trova in mezzo tra l'informazione, l'educazione e l'autoefficacia. Ecco, è chiaro che è un continuum, per cui non è che, insomma, però questo concetto è molto importante. Perciò anche l'esperienza dell'apprendimento è fondamentale. Perciò non si è mai finito di educarsi. Ecco, come dicevo prima, questa vignetta educazione non nuoce, abusate. Non soltanto l'educazione nei comportamenti degli altri, ma anche l'educazione verso noi stessi, il rispetto della nostra salute e che cosa possiamo fare perché la nostra salute funzioni in maniera rilevante. L'associazione AISE è nata proprio per questo, non soltanto per il riconoscimento politico e l'inserimento nell'ILEA, ma anche per essere una struttura in grado di educare sia il personale sanitario che i pazienti, per rendere edotta l'esistenza di questa malattia non solo con il nome, ma anche con le strategie di diagnosi e di terapia. Ultimamente abbiamo fatto l'Istanbul, che spero tutti voi abbiate preso, è gratuito, si può scaricare dal sito, in cui sostanzialmente abbiamo rielaborato in maniera giornalistica una serie di concetti che nascono soprattutto dalla nostra esperienza di 20 anni, e che ragionano soprattutto negli aspetti di tipo diagnostico, ma anche terapeutico. E ci sono una serie di self-evento, cioè di auto-attività che noi possiamo mettere in atto per stare, per in qualche modo educarci meglio. Ovviamente facciamo qualche esempio. Ad esempio, la prima cosa è il rapporto con noi stessi. Questa si chiama self-motivation, motivazione di noi stessi. È molto importante perché tutti voi sapete, o perlomeno chi ha studiato un pochino o si è fatto vedere anche da uno psicologo, sapete che molto spesso i pazienti fibromialgici hanno una bassa autostima e una bassa consapevolezza di sé. Cioè è molto importante ricordarsi che anche quando si ama, prima bisogna amare noi stessi e poi si amano gli altri. Lo stesso vale per la propria autostima. Prima bisogna stimare noi stessi e costruire la consapevolezza del nostro valore e poi si affronta il rapporto con gli altri. Perché
Perché se no si incappa in questo modello definito già molti anni fa da Lyon, in cui sostanzialmente quando noi siamo di fronte al dolore cronico abbiamo sostanzialmente due strade. O la strada in qualche modo, della fuga, dell'ipervigilanza, della paura di questo dolore, e in qualche modo ci rifugiamo verso l'inattività, verso la depressione, verso la non accettazione del lavoro. Oppure dobbiamo avere l'atteggiamento positivo, ci confrontiamo col dolore. Adattiamo la nostra esigenza al dolore e in qualche modo cerchiamo di spingere verso una guarigione. Quello che in qualche modo noi chiamiamo coping attivo, cioè il fatto che noi, una volta compreso il ragionamento, cerchiamo di mettere in atto comportamenti che migliorino la nostra qualità di vita. Vi ho messo alcune vignette anche divertenti, cioè consigliare al paziente una valutazione della propria esistenza, in modo che ovviamente questo entra nel contesto di una terapia con dolore cronico. È chiaro che se uno ha grande difficoltà in ambito lavorativo o familiare può cambiare alcune cose, alcune regole, è forse meglio che ci provi. Qualche psichiatra chiama questa malattia l'infelicità dolorosa, e questo ovviamente, anche se sembra una cosa banale, ma la felicità è un obiettivo terapeutico, il fatto di stare bene soprattutto con noi stessi, che è quello che sostanzialmente ci rende felici. Bisogna cercare in qualche modo di arrivarci, anche se questa vignetta, uno dei due protagonisti chiede quali sono gli effetti collaterali dell'infelicità, perché non per tutti è della felicità, non per tutti è il loro obiettivo. E anche l'ansia, che a volte ci prende per qualunque cosa, si rende difficile, deve imparare a essere gestita in modo che noi possiamo vivere una vita, diciamo, più serena. Ecco, questi sono degli esempi pratici del confronto tra self-management e self-efficacy, cioè quello che noi cerchiamo di conoscere e poi cerchiamo di applicare nella nostra vita di tutti i giorni. Ricordiamoci anche l'importanza, ad esempio, del monitoraggio, degli aspetti psicosociali, del controllo e dell'autostima. Ad esempio, i farmaci dobbiamo imparare a conoscere, sono amici del buono, non sono nemici. Vanno usati in maniera corretta, alcuni dei farmaci funzionano bene, altri meno bene, ma è un'altra delle armi che abbiamo a disposizione. E dobbiamo imparare, prima dal punto di vista educativo, informativo, educativo, poi anche di autoefficacia, cioè di gestione delle terapie farmacologiche, che cosa possiamo ricavare dall'utilizzo di questi farmaci. La forma fisica è altrettanto rilevante, dobbiamo ragionare sul fitness, cioè sulla forma fisica, e su quello che noi riusciamo a fare dal punto di vista del regime nutrizionale. Ci sono una serie di esercizi utili che possiamo fare anche quotidianamente, che gradualmente ci riportano a una forma fisica, soprattutto se l'attività viene fatta in maniera graduale. Così come anche le strategie psicologiche sono importanti, soprattutto la cognitivo-comportamentale, delle tecniche operative sul dolore o il rilassamento, o anche tecniche, ad esempio, come l'EMDR, che è molto utile nell'affrontare situazioni di stress in qualche modo irrisolto. Altre tecniche, chiamiamole alternative complementari, come l'agopuntura o la vannoterapia e terapie termali, possono essere utili, e anche in questo caso la strategia di cosa e quando farlo è in qualche modo appannaggio del paziente, sempre ovviamente consigliato dal medico. Alcune tecniche, quelle che noi chiamiamo mente e corpo, in cui insieme alla meditazione si muove il corpo in maniera da recuperare una tonicità del proprio corpo, sono molto importanti. Tecniche antiche come il Tai Chi, che però sono molto efficaci nella fibromialgico. Per cui l'autoefficacia ci deve consentire di, dopo aver svolto il percorso educativo di conoscenza, di scegliere che cosa per la nostra patologia individuale, per la nostra fibromialgia, può essere rilevante. Perciò la presa in carico totale del paziente deve ragionare tra la propria persona, il proprio self-management, che cosa si può fare nella cura e anche che cosa può fare, che cosa siamo rispetto alla popolazione dei pazienti affetti da fibromialgia. Ecco perché l'associazione ha un ruolo rilevante, così come anche il registro che avete visto oggi, perché sostanzialmente riusciamo a raccogliere dei dati che ci fanno capire complessivamente e non soltanto individualmente che cosa sta accadendo. Il nostro obiettivo salute rimane l'elemento fondamentale.
in questo obiettivo salute è importante assolutamente rispondere a una serie di elementi di comunicazione con il nostro terapeuta o con coloro che in qualche modo ci aiutano a gestire al meglio la nostra salute. Ecco, perciò il viaggio del paziente che inizia e spesso si conclude dopo molti anni oppure spesso si conclude semplicemente continuando a cambiare terapeutica, deve essere un buon viaggio, deve fare in modo che la malattia riesca a essere controllata addirittura, che si arriva alla remissione, che impariamo in maniera corretta la gestione dell'informazione attraverso l'educazione e l'efficacia, che la nostra qualità di vita diventi eccellente, che possibilmente, gestendo al meglio le terapie, anche gli eventi avversi siano assolutamente sotto controllo. Mentre un cattivo viaggio significa continuamente peregrinare senza realmente imporci un meccanismo di efficacia clinica per il quale molto dipende da noi. E l'associazione AIS ha questo compito di accompagnarmi, vorremmo avere questo compito, di accompagnarmi in un buon viaggio, cioè un viaggio che vi consenta di non essere soffocati o uccisi da questa malattia, ma di poter vivere una vita serena e felice, pure grazie a una patologia per la quale ancora non abbiamo una terapia risolutiva. E con questo io ho concluso e vi ringrazio della vostra pazienza. Grazie, prof, sempre eccellente. Una domanda però voglio fare. Purtroppo emerge sempre da parte dei pazienti un'insoddisfazione, che direi quasi una frustrazione nel percepire da parte appunto del medico mancanza di ascolto, mancanza di comunicazione, mancanza proprio di empatia. Come associazione, cosa possiamo fare? Come Beh, possiamo agire? credo che questa sia un'esigenza che emerge in continuazione. Da un lato, data dal fatto che il tempo per fare le visite, ad esempio, anche nell'ecosistema sanitario nazionale spesso è limitato, dall'altro perché il numero di medici realmente esperti della gestione del dolore cronico, della fibromialgia, sono pochi. Allora, una delle ipotesi è sempre quella di allargare il numero degli esperti, per cui con dei corsi educazionali anche per i medici, cercare di spostare la loro attenzione non soltanto sulle terapie farmacologiche, ma sul vissuto del paziente. Ed è quello che come associazione spero che riusciremo a organizzare. Diciamo che già abbiamo un po' iniziato, Sì, no? certo, rispetto a 20 anni fa non c'è confronto. E dall'altro l'aspetto con il quale stiamo discutendo a livello politico, che in qualche modo qualche documento delle regioni ci dà ragione, anche se per adesso di realmente istituito non c'è nulla, di avere dei centri Di che si riferimento. occupano in maniera multidisciplinare della fibromialgia, nel quale non solo si occupano della storia del paziente, ma anche delle strategie terapeutiche che possono essere messe in atto. È chiaro che molte volte noi ci troviamo a essere un one man band, c'è cioè un medico che deve fare tutto, deve fare il medico, lo psicologo, il nutrizionista, il fisioterapista, cioè, mentre invece chiaramente sarebbe molto più semplice se questo fosse un percorso condiviso, un piano diagnostico terapeutico, tipo quello che abbiamo proposto al Ministero, anche quello che abbiamo inviato alla sanità europea, in cui chiediamo una strategia terapeutica comune nei vari paesi della comunità europea, sarebbe chiaramente la cosa migliore, ma noi continuiamo a lavorare, non molliamo, ecco, diciamo. Assolutamente no. Perfetto. Bene.